Ecco, poi l'autrice dà tutta una serie di indicazioni utili che potete ad esempio iniziare a sviluppare con il vostro personale rapporto con la dea, anche se appunto, come dico, in realtà queste cose servono solo di ispirazione, non dovete seguirle pedissequamente, cioè non è cristianesimo che il papa dice una cosa e tutti la devono fare. Siete libere di instaurare il rapporto che volete con la dea, ad esempio, per dire un rapporto con la dea è costruirsi i propri gioielli. È comunque cucirsi i propri vestiti, è sfoggiare ad esempio uno stile personale, addirittura per esempio, ecco, nel mio particolare caso, il mio rapporto con la Dea, ad esempio, è quello di studiare le fonti cristiane e demolirle. Cioè, io mi sento assolutamente realizzata e divinizzata quando ad esempio faccio questa cosa, cioè mi trovo davanti a un concetto teologico. Lo imparo, lo so usare, lo so anche rivoltare e distruggere completamente. Ecco, quel caso lì, nel mio caso, è il mio personale modo di approcciarmi alla dea, alla mia personale dea che mi sono scelta, tra tutte, tra le tante altre, col mio personale rapporto va a Kali, che è la prima dea che ho conosciuto, ecco, anche quella con cui ho sentito più forte la comunione, ecco, l'idealizzazione con lei, ecco, anche se poi ovviamente a me ne piacciono tantissime altre, non c'è solo lei. A dire la verità, io le amo tutte le idee, nel senso che più le scopro più le amo. Quindi in realtà il rapporto che instaurate con la Dea è vostro personale, nel senso può essere curare voi stesse. Anzi, soprattutto curare voi stesse, cioè farvi belle per voi stesse, provare tutti quei prodotti di bellezza, ad esempio. Volervi bene, ad esempio, tante ragazze Wiccan si sentono realizzate nel cucinare, per dire, nel creare ricette nuove. Per dire, altre invece nel curare l'orto, ad esempio, per quelle che hanno la fortuna di avere un giardino, ad esempio. Cioè, in realtà ci sono mille modi di avvicinarsi alla dea. Ognuno deve trovare il suo proprio personale. Niente, infatti, poi l'autrice qui dà qualche. Innanzitutto dice che il primo passo è fidarsi del proprio intuito, e l'intuito c'è per tutte, l'importante è saperlo, riconoscere e poi sviluppare e amplificare. Ovviamente, più buone letture fate, nel senso, leggete libri come questo, leggete Luna Rossa di Miranda Gray, abbiamo ad esempio visto Naomi Wolf in Vagina, ecco, cioè tutti quei libri utili che servono a nutrire la nostra autostima femminile. Più libri leggete, più conoscenza avete, più l'intuito si sviluppa, ovviamente. E un'altra cosa, quando cominciate a stare appresso a questo mondo, evitate anche le persone nefaste che hanno quelle influenze negative del tipo monoteisti o roba del genere, perché poi quelle persone tendono comunque a mandarvi tutte delle influenze negative nefaste che veramente vi possono buttare giù e vi possono sporcare quasi. Ogni giorno il nostro orto psichico deve essere coltivato e ogni donna deve riuscire a trovare un momento solo per sé, come diceva Virginia Woolf, una stanza tutta per sé. Poi, ecco, qui ovviamente l'autrice sotto lei poi ama molto questo discorso della natura, ecco, sottolinea, dice che una delle prime cose importanti da fare è prendersi ad esempio cura di una pianta. Se non avete un giardino, come purtroppo ad esempio è il mio caso, basta anche una piantina piccola, messa magari accanto al computer o sulla scrivania. Poi, osservando i cicli della natura, la donna impara i cicli della sua stessa vita e bisogna comprendere a fondo le tre fasi della vita personificata dalle tre facce della dea, la gioventù, la maturità e la vecchiaia. Bisogna comprendere le alternanze di luce e ombra, solitudine e compagnia, dolore e gioia, vita e morte. È importante conoscere i nomi della dea, le sue varie raffigurazioni, le storie dalla quale è protagonista, e per fare questo vi rimando a una nutrita bibliografia che ho inserito nell'ultimo capitolo per consigliarvi alcune letture per comprendere, per conoscere e per aprire la mente. Sì, che magari poi sono libri che cercherò anche di noleggiare, perché l'autrice poi a fine libro ha messo tutta la bibliografia. Ovviamente sono dei titoli che io tanti non conosco, farò il possibile per recuperarli in biblioteca, così magari vedremo anche questa bibliografia qui. Ecco, poi c'è una cosa molto bella, una conclusione molto bella che lei ha fatto, eh? Allora, necessariamente in queste pagine non potrò trattare in modo esaustivo le mille sfaccettature della religione e della natura, e siccome il primo compito delle figlie della dea è conoscere per migliorare se stesse, vi invito a crearvi un percorso autonomo di studi,
Può accadere quando sarete pronte che la DIA metta sulla vostra strada altre persone alla ricerca di qualcosa che non sanno bene cosa sia. È così che si forma una nuova famiglia, un nuovo nucleo, una nuova comunità di persone chiamate dalla DIA. Siamo tutte figlie della madre, questo concetto importante si esplica nella sorellanza. Allora, tra l'altro io qui suggerisco di approfondire con quei video che avevo fatto su Mary Daly dedicati alla sorellanza tra donne. Perché ribadisco, noi donne dal monoteismo siamo state totalmente private innanzitutto di un discorso di dea, di un discorso di rappresentante di questa dea in terra che era la sacerdotessa, e siamo state anche private della sorellanza. Non esiste una sorellanza nel monoteismo esiste la fratellanza e nel monoteismo esiste l'esaltazione del pene maschile a discapito del valore femminile. Nel nostro punto di vista, in questa spiritualità, ecco, è importantissimo costruire un rapporto di mutuo aiuto con tutte le donne, quindi di sviluppare propriamente la sorellanza, sorellanza cosmica. Come diceva Mary Daly, poi la sorellanza è l'unione di coloro che sono oppresse. Quindi proprio perché in realtà siamo tutte oppresse, cioè non è solamente un discorso come ad esempio, come dicevo, che fanno comunque le femministe, ad esempio marxiste, comuniste, o comunque legate alla politica. La vera oppressione non è il discorso del ceto sociale, perché vabbè, è vero che una donna povera, magari che appartiene a un ambiente così proletario, diciamo così, è magari più soggetta, a cose negative, però non è solamente un discorso di ceto, perché in realtà anche una donna ricca, piena di soldi, se comunque è tiranneggiata dal cristianesimo, è comunque una vittima. Non dobbiamo pensare che perché uno ha più soldi o ha più possibilità economiche sia più favorito nella vita, perché questo può essere vero magari da un punto di vista materiale, ma non è che avere questo o quello fa la vera felicità. La vera felicità è riuscire a elevare se stesse e a sentirsi divinizzate. E anche ad esempio una donna ricca che magari abbia comunque un sacco di cose materiali, in realtà non è una donna libera. Perché se sta appresso al discorso di cristianesimo, se sta appresso al discorso di Dio è solo padre, Dio è maschio, Gesù Cristo è il maschio divino, non si degnò di incarnarsi nella femmina, e quindi la femmina è di serie B, la femmina è di serie Z, la femmina non è degna di essere a immagine di Dio, la femmina non è divina, non è comunque una donna libera. È comunque una donna che è umiliata, è comunque una donna priva di autostima. Può avere tutti i soldi che vuole, ma se ha in testa queste idee qui cristiane, non è una donna libera e non è una donna autonoma.